diamo il benvenuto a Gianluca Maione, Country Head Italia di Investec Asset Management, al quale vogliamo chiedere innanzitutto un po' come è iniziato questo 2019. Parallelamente, dato che siamo qua al Salone e il tema scelto per il Salone è quello della sostenibilità, voi come interpretate questa tematica? Buongiorno a tutti, il 2019 si era presentato a fine anno scorso come un grande spauracchio, soprattutto dal punto di vista azionario. In realtà siamo stati tutti sorpresi da questo rally di mercato, per cui senza entrare nel dettaglio di previsioni che chiaramente lascerebbero il tempo che trovano, la nostra proposta di investimento è sempre stata molto chiara nella gestione dell'incertezza, per cui sia che si tratti di una soluzione multi asset income molto prudente, a volatilità contenuta, sia che si tratti di una soluzione azionaria globale, per cui global franchise, in entrambi i casi abbiamo a disposizione qualcosa che, se ha ragione il consensus negativo, per cui avremo una fase ribassista a breve, hanno delle caratteristiche, i prodotti che ho citato, particolarmente difensivi. Se viceversa ci stiamo sbagliando tutti e il rally continuerà a protrarsi per lungo tempo, abbiamo a disposizione soluzioni che partecipano in maniera molto interessante a una fase appunto rialzista. Per cui diciamo che è inutile fare previsioni, la sfera di cristallo non ce l'ha nessuno ed è quasi offensivo pensare di prevedere il futuro. Parliamo di qualcosa che ha una collocazione come posizionamento sufficientemente partecipativo alla fase rialzo, ma soprattutto molto difensivo in fase di ribasso. Per cui multi asset income e franchise. Il tema del salone è ESG, mi permetto di fare una piccola provocazione, ESG non è qualcosa che dobbiamo rincorrere, recepire adesso, perché ci siamo svegliati tutti, tutto a un tratto, che siamo attenti all'ambiente, all'inclusione sociale. Io con un certo orgoglio posso dire che, rappresentando una società che è nata in Sudafrica nel 91, in pieno apartheid, capite che per noi inclusione sociale e sostenibilità ambientale è nel nostro DNA dal giorno 1, per cui tutti i nostri processi di investimento includono le tematiche, i parametri ESG. Siamo molto attivi nell'investimento diretto, private equity, infrastructure, credito, real estate in Africa, con un impatto diretto sulle economie e le comunità locali, e anche lato UCITS, per cui la SICAV che distribuiamo in Italia. Ripeto, tutti i prodotti sono integrati ESG. E poi chiaramente, per rispondere a esigenze specifiche, abbiamo lanciato di recente il fondo Global Environment, che è dedicato proprio alla transizione energetica, alla decarbonizzazione e alla elettrificazione delle economie. Per cui siamo pronti, ma da tempi non sospetti, per ESG.